Ogni anno è bello ricordare anniversari significativi di sacerdozio dei preti del decanato. Quest'anno abbiamo anche il sacerdote novello, Don Andrea, che presiede la celebrazione. È diventato prete il sabato scorso, quindi una delle prime messe la celebra qui nel nostro decanato di Missaglia. E la celebriamo questa sera ben volentieri, qui a Cassago, davanti all'urna di San Luigi Guanella, un sacerdote santo, un sacerdote della carità. E questo ci impegna tantissimo, tutti noi sacerdoti, ad essere segni di carità nel mondo, nei luoghi dove siamo chiamati a vivere il nostro ministero. Ringraziamo dunque il Signore per i doni del sacerdozio, ringraziamo anche per i doni di una comunità cristiana che condivide con il sacerdote l'esperienza dell'annuncio del Vangelo e della costruzione del Regno di Dio. Credo sia bello questa sera essere qui proprio a concludere un anno pastorale con tutto ciò che abbiamo vissuto di bene, di fatiche, di gioie, di soddisfazioni e di speranze in questo anno, mettendole tutte davanti al Signore e ringraziando il Signore per tutto quello che abbiamo vissuto insieme, sacerdoti e laici, nella costruzione del Regno di Dio. E la presenza dell'urna di San Luigi Guanella ci dà ancora maggior carico. Ma dimenticavo che abbiamo un altro anniversario. Abbiamo il 50° di professione religiosa di Don Cesare Guanelliano, che è qui tra di noi, quindi ecco, un altro 50°. Quindi siamo contenti perché anche questo ci dice che la Chiesa vive dell'esperienza dei laici, dei preti, dei religiosi, di tutti coloro che dicono di sì al Signore. E vorremmo dirlo con lo slancio del nostro cuore questa sera, anche portando avanti la missione e la pienezza di vita di Don Luigi Guanella.